Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi continuiamo a parlare di fantacalcio. Nel video precedente abbiamo visto i portieri, adesso andiamo avanti nella selezione e cerchiamo i difensori. È un video, già detto altre volte, anomalo perché il mercato è ancora aperto, quindi ci sono esempi di giocatori che non vengono nominati che sicuramente, nel caso in cui venissero acquistati, prenderebbero una valenza diversa. L'esempio principale che mi viene in mente è quello di Smalling. La Roma è in trattativa con lo United per far tornare Smalling e quindi in questo momento io non lo inserisco tra le selezioni, perché metti che poi non viene, che avrebbe senso inserirlo, ma se poi venisse diventerebbe una pedina secondo me importante. Quindi è un video basato un po' più sulla strategia dei giocatori, con un elenco di giocatori che allo stato attuale è quello su cui proverò a puntare durante la mia asta. Però poi dipenderà tutto veramente dal tipo di modulo che pensate di attivare, se ci sono i modificatori. Per noi nella mia lega ci sono i modificatori, quindi è molto importante creare una difesa capace di generarti bonus, non necessariamente gol. Basterebbero anche 4-5 giocatori che prendono bei voti con il bonus modificatore. Sono piccole integrazioni che durante l'anno fanno vincere le partite, quindi è importante. Al contrario, se invece non usate il modificatore, già può essere più plausibile prendere solo dei titolaracci e non puntare alla media voto. Insomma, cambia completamente la dinamica dello studio. E con Superasta Fantacalcio io ho cercato di creare proprio un supporto che mi aiutasse in questo. Oltre al Superasta Fantacalcio mi aiuto nello studio di questo momento di mercato con l'app di OneFootball. OneFootball è un'app gratuita, trovi il link per scaricarla sotto nella descrizione. Nel frattempo ti attivo la visualizzazione dello schermo così vedi anche tu quello che vedo io. Allora, al di là delle notizie principali che ci permettono di seguire il mercato, ma in generale il calcio, la stagione, qui per esempio vedo che James Rodriguez è in procinto di firmare all'Everton. È sicuramente un profilo altissimo per l'Everton quello di James Rodriguez, ma è stato allenato già da Ancelotti quando stavano al Bayern Monaco entrambi, se non ricordo male, quindi prospetto che diventa interessante. James, c'è la querelle tra Messi e Barca, prima sembrava assolutamente che non sarebbe rimasto neanche se cascava il mondo, adesso sembrerebbe che il mondo è cascato e quindi è molto probabile che Messi rimanga. E tra l'altro, altra notizia legata alla permanenza di Messi è quella di Suarez. Siccome sono grandi amici, grande coppia, Messi sembrerebbe che abbia trovato l'accordo per rimanere con il Barcellona, a patto che rimanga anche Suarez. Quindi la Juve, che sembrava averse preso Suarez, in questo momento è in fase di stallo. Se la Juve non prende Suarez, andrà su Dzeko. Insomma, è veramente il pieno momento del calciomercato e quindi dare i consigli è sempre un po' borderline. Però possiamo seguire tutto dall'app di OneFootball, possiamo seguire i trasferimenti delle squadre che seguiamo. Quindi io adesso ho messo che seguo tutta la Serie A, in modo tale che mi seguo tutte le varie squadre. Per esempio è stato venduto Timothy Castagne dall'Atalanta, insomma mi aiuta a tenere un po' il passo con giornate così frenetiche di calciomercato. E i consigli sui difensori e la mia strategia sui difensori ti porto a vederla direttamente all'interno del software di Superasta Fantacalcio. Quindi ci vediamo la sigla e poi Superasta Fantacalcio. Benissimo, eccoci nuovamente all'interno di Superasta Fantacalcio. Oggi ci andiamo a studiare i difensori. Come già detto altre volte, sui portieri è stato più facile creare già una strategia, perché diciamo che il mercato
indicativamente non prevede grossi scossoni in porta. C'è qualche movimento che si potrà fare. Meret sembra potrebbe allontanarsi da Napoli, però insomma non sono grandissimi movimenti previsti. Però il calciomercato chiude il 5 ottobre, quindi potrebbe sempre esserci qualche stravolgimento. Negli altri reparti la cosa è ancora più difficile perché le squadre si stanno realmente formando in questo momento, quindi per forza di cose rimarranno fuori i giocatori da questo video che poi magari tra una settimana o due potrebbero venire acquistati. Ovviamente faremo un video finale quando il calciomercato sarà ufficialmente finito per fare una sorta di riepilogo. Quindi per la difesa è ovviamente importante aver impostato il modulo preferito. Io qui l'avevo messo sul 4-5-1, che è il modulo che mi ha fatto vincere l'anno scorso, e anche il fatto se utilizziamo il modificatore oppure no. Noi lo utilizziamo, quindi mi consiglia una strategia. Ma nel caso in cui non si utilizzasse il modificatore della difesa, ovviamente andremo a cambiare qui e ci cambierebbe un po' gli equilibri della situazione. Allora, per il reparto della difesa, solitamente una buona gestione dell'asta prevede circa il 10% del totale. Quindi in questo caso ci consiglierebbe una spesa massima per la difesa di 50. Come ti ho fatto vedere nel precedente video, quello dedicato ai portieri, io qui ho la squadra dell'anno scorso, quella con cui sono diventato campione, che ho utilizzato come modello anche per capire come spingere le spese quest'anno. Allora, io l'anno scorso ho speso un po' più di quello che avrei dovuto per prendere Kolarov, ma la scelta si è rivelata assolutamente azzeccata perché Kolarov ha portato 7 gol più diversi assist. È vero che ha sbagliato un rigore, ma sostanzialmente Kolarov è stato abbastanza importante nella mia squadra, piuttosto determinato. L'unico giocatore sul quale quest'anno investirei una spesa tale da andare oltre il previsto è Hernandez del Milan. Me lo segno come unico vero top player di quest'anno. Non spenderei su nessuno degli altri una cifra troppo alta. Noi qui abbiamo già ecceduto nel portiere, quindi in realtà il consiglio che mi dà lui è abbastanza contenuto. Io l'anno scorso avevo risparmiato un po' sui portieri e puntato di più sul difensore. Quest'anno penserei di fare l'inverso. Spendo un po' di più su Handanovic e sarò più cautelato nella spesa dei difensori. Però Hernandez è il giocatore che, se dovessi decidere di acquistare, di fare una pazzia, è quello su cui mi spingerei fino intorno ai 25 crediti. Ovviamente, però nella mia strategia non lo farei quest'anno, quindi diciamo che Hernandez lo lascio come se fosse un giocatore medio e direi che andrei abbastanza a seguire queste indicazioni. Quindi diciamo che io la mia difesa la opterei intorno, magari il più costoso, intorno ai 15. Intorno ai 15 li spenderei per Acerbi, magari, che comunque ha portato buoni voti. Bisogna stare attenti a Koulibaly, che è in uscita da Napoli, quindi magari Koulibaly non è esattamente il momento giusto per prenderlo. Mi sembra interessante, proprio anche in virtù dell'uscita di Koulibaly, la possibilità di Manolas, magari è uno di quelli che prenderei fino a questa cifra, magari Manolas anche un pochino meno di questa cifra. Oppure De Vrij dell'Inter sicuramente è un giocatore su cui si può spendere un po' di più, magari anche superando di poco. Però comunque sono tutti giocatori, questi che ho elencato, ad eccezione di Hernandez, sui quali mi terrei
sotto i 20. L'unico sul quale supererei i 20 è Hernandez. Parlo sempre ovviamente di un'asta con 10 persone, 10 partecipanti e un budget di 500. Quindi questo qui è fondamentale, perché ovviamente se siamo in 8 o se siamo in 6 la strategia cambia, se siamo in 12 cambia ulteriormente. Quindi diciamo che questi li considero un pochino i top al momento, perché per esempio Smalling, se torna alla Roma, magari lo sostituirei a Manolas, cercherei più di prendere Smalling. Vediamo anche qualche giocatore invece sempre con una spesa ma un pochino più cautelata, che potrebbe tornare ad essere un giocatore importante. Mi viene in mente Alex Sandro. In questo momento sembra un po' ai margini della Juventus, non si capisce se resta, se va via, non è ancora ben chiaro il modulo che dovrebbe utilizzare Pirlo, sembrerebbe un 4-3-3, e secondo me Alex Sandro, magari non subito, ma può tornare a diventare un giocatore importante, perché comunque soprattutto sotto porta è sempre super pericoloso sui calci d'angolo, sugli inserimenti, veramente un giocatore che in questo momento magari lo paghiamo meno di 10 crediti, perché è un po' in luna calante come immagine, e invece può rilevarsi un'assoluta sorpresa. È un azzardo, ma pagato poco può diventare una sorpresa. Altri giocatori su cui invece starei attento, per esempio, sono gli esterni dell'Atalanta. Sia Gosens che Atebor vengono in questo momento valutati in uscita, potenzialmente in uscita nell'Atalanta, e anche se non fossero entrambi venduti, ma magari restano, il fatto comunque di vivere la sensazione o la voglia degli stessi giocatori di uscire magari non è proprio l'ideale. Quindi Gosens tanto me lo terrei ancora buono, ma Atebor, c'è stata anche una dichiarazione un po' così di Gasperini, quindi magari non lo prenderei. E non prenderei neanche De Ligt, proprio perché non sappiamo bene come reagisce il modulo di Pirlo, non mi avventurerei. Mi avventurerei invece assolutamente su Ansaldi, con Giampaolo, nuovo allenatore del Torino, secondo me è un profilo assolutamente da prendere. Da valutare Hakimi, l'hanno pagato un sacco, è super valutato, cioè nel senso sembra un grosso prospetto. Io però resto dell'idea che l'unica pazzia la farei per Hernandez, quindi Hakimi, De Ligt, tutti questi giocatori con alti nomi, grossi profili, se riesco a prenderli ovviamente a 10, 12 li prendo, ma non ci andrei a spendere 25 su Hakimi, ecco, magari. Andiamo a vedere qualche spesa un pochino più bassa, un po' di giocatori che dobbiamo cercare di portare via a poco. Secondo me, sempre ritornando al Torino, Izzo è uno di quelli da tenere sott'occhio, perché non viene da belle stagioni, quindi magari non sarà molto cercato dai vostri avversari, e invece può tornare utile, così come Nkulu, che l'anno scorso sembrava in partenza, poi è stato reintegrato, adesso se quest'anno non viene venduto, secondo me è un giocatore che può fare la differenza. Nella Roma, giocatore che non penso abbia tutta questo grande mercato tra i vostri amici, a meno che non avete dei tifosi sfegatati della Roma, è Spinazzola. Io punterei a prendermelo. Parliamo sempre di quei giocatori da pagare sotto i 10, sicuramente, possibilmente, potenzialmente anche sotto i 6, perché comunque Spinazzola, insomma, no, non andrei a pagarlo 8, 10, 12, ovviamente è una cifra da tenere in mente. Mi piace Bastoni dell'Inter, anche questo, sono giocatori, ovviamente l'elenco
è infinito, quindi vanno fatte sempre le scelte in base a quello che poi sono le reazioni del mercato. Nel mio gruppo c'è un tifoso interista, quindi sono piuttosto convinto che Bastoni prenderà una strada di spesa che poi io non rispetterò, cioè non spenderò più di 7 crediti per Bastoni e sono abbastanza sicuro che il mio amico farà di tutto per prenderlo, magari lo pagherà sopra i 10, sopra i 12 ed è una spesa che ovviamente secondo me non vale la pena. Altri giocatori che proverei a prendere sono la coppia Lazzari-Marusic. Sicuramente la Lazio non farà la stagione dell'anno scorso, è difficile che la ripeta, però questa coppia di difensori, considerando che giocano poi in realtà a centrocampo, io me la segnerei e se si riesce a prendere la combo con una spesa intorno ai 10-11 crediti, secondo me fate un affare. Non andrei anche in questo caso sopra i 15. Altrimenti, altro nome da tenere a mente, anche qui da seguire sul caso mercato, c'è sicuramente Milenkovic della Fiorentina. Io l'anno scorso l'ho preso 4 gol, se non ricordo male, anzi forse addirittura 5. Media voto piuttosto discreta e giocatore assolutamente da prendere, così come anche il compagno di reparto Pezzella, sono giocatori che vanno monitorati. A spendere poco, andrei sicuramente a cercare Larsen dell'Udinese, Kumbulla del Verona, se ci si riesce anche Tomiyasu del Bologna. Sono tutti profili che spendendo non tantissimo, secondo me si possono portare a casa. Poi c'è proprio per la, diciamo, la parte finale, questi quattro ultimi giocatori, non questi che ho elencato, ovviamente sarà difficile. Però per giocatori proprio per chiudere la rosa, secondo me ritorna nuovamente utile la griglia dei portieri, ossia si prende il giocatore, anzi la coppia di giocatori titolari di squadre scarse o comunque non certo di nome, non di grido, per averne sempre almeno uno in casa. Quindi per esempio Benevento Crotone, se prendiamo un titolare del Benevento e un titolare del Crotone, ne abbiamo sempre uno dei due in casa. Idem per Genoa Sampdoria. Non sto parlando di andare a prendere Criscito. Criscito sicuramente non lo pagheremo uno, lo pagheremo di più. Però magari un altro titolare del Genoa un po' più scarso, o uno in abbinamento con quello della Samp, è una buona cosa. Idem per Cagliari, Udinese e Verona. Prendiamo tre di queste squadre, 1, 1 e 1, e ci abbiamo almeno sempre due giocatori che giocano in casa e andiamo ovviamente a selezionare la partita più facile. Questo è un trucchetto che utilizzo da qualche anno per gli ultimi giocatori da prendere a 1. Rigorosamente a 1, massimo a 2 crediti. Qui una spesa corretta, secondo me, può essere 15, 10, 5, 5. 4 e poi devo cercare questi qua di prenderli tutti a uno. Ovviamente queste cifre non sono abbinate a questi giocatori sono l'elenco di quelli che mi interesserebbe monitorare. Questa qua invece è la distribuzione numerica di quella che è la spesa. Qui vediamo che ho ecceduto di 14 e qui ho recuperato queste 14 spendendo solamente 8 crediti in più, perciò le ritrovo automaticamente calcolate su quelle disponibili da quest'altra parte per quando andremo a studiare i centrocampisti. Per questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video.